Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì, ben ritrovati. Allora, dato che siamo ancora un po' scottati dal discorso Juventus, dal discorso soprattutto legato al Benevento, ho voluto fare un video di questo tipo. Sapete bene, solitamente quando le cose non funzionano cerco di capire, di elaborare, di girare, rigirare la rosa e vedere un po' quali potrebbero essere i miglioramenti in chiave tattica, modificando alcune cose che in questo momento non vanno. Il titolo è un po' supponente, voglio mettere subito le mani avanti e dire che questa non è la verità assoluta, anzi assolutamente. Ma in questo momento, se fossi un collaboratore di Andrea Pirlo, mi sentirei in dovere di suggerirgli almeno questa strada. Adesso ne parleremo un po' più nel dettaglio. Ieri sera in live su Twitch ho iniziato a buttare un pochino l'argomento in pasto a chi era presente. E mi avete risposto con dei modi che mi hanno fatto capire che quello che sto pensando non è puramente folle, ma anche da voi di YouTube o da voi di Twitch che ora siete su YouTube, voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Mentre passate qui sotto nei commenti, potete mettere un like a questo video come sempre per supportare tutto questo lavoro e scaricare OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione, dato che comunque ci avviciniamo a una partita di Champions che sulla carta per noi tifosi ha poca valenza se non quello di provare ad acciuffare il primo posto nel girone, ma soprattutto arriva il derby sabato prossimo e quindi dovremo capire, anche vista la squalifica di Morata, cosa potrà accadere. OneFootball, ve lo consiglio, completamente gratis, miglior applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, aggiornamenti puntuali, minuto su minuto. Ora, mi state vedendo in questa veste, ora cambierò semplicemente la schermata e andremo ad analizzare quello che dovrebbe essere un 4-3-3. Tutti avanti. Ed eccoci qua con questo appunto 4-3-3 molto offensivo che ho ipotizzato nella mia testa e che potrebbe dare delle buone, delle ottime indicazioni sotto il profilo tattico alla Juventus di Pirlo. Perché sono arrivato a questo risultato? Beh, metto le mani avanti. Pirlo, durante il lockdown, in una live su Instagram insieme a Cannavaro, parlava del suo probabile approccio, da allenatore, il suo probabile modo di giocare da allenatore. E diceva appunto 4-3-3 e tutti avanti. Questo è accaduto circa 6 mesi fa e quindi mi immagino che nell'arco di 6 mesi, di cui due da allenatore, Pirlo non possa aver completamente cambiato idea rispetto a questa cosa. Ieri sera su Twitch, alla domanda se fossi Pirlo, anzi se Pirlo oggi avesse tutti i giocatori a disposizione, che modulo farebbe? Ho risposto che secondo me ritornerebbe al 3-4-1-2 che abbiamo visto nelle primissime giornate, con questo scalare tra difensore e centrocampista per formare il 4-4-2 in fase di non possesso palla. Con il Benevento abbiamo visto circa questa cosa qua, ma abbiamo visto anche palesemente un 4-4-2 per via dei difensori centrali che non erano pienamente a disposizione. Infatti, ancora una volta, De Ligt e Danilo era la coppia difensiva. Però, dopo tante partite che ho visto in questo momento per la Juventus, devo evidenziare una cosa. Abbiamo davvero necessità di difenderci con due linee da 4 e quindi con il 4-4-2? Perché io penso un po' a tutte le squadre in Europa, no? E chi gioca con il tridente non ha necessità di difendersi con queste linee da 2. Poi, ovviamente, i giocatori che vanno a giocare nel tridente devono anche essere pronti, disponibili, aperti a una fase di non possesso palla. Questo è assolutamente fuori discussione, questo è assolutamente in dubbio. Però nasce anche da sé il fatto che se tu metti un giocatore offensivo in più, gli altri dovranno cercare di limitare le tue ripartenze o le tue giocate aggressive, quindi magari difendendosi con un uomo in meno loro, a loro volta togliendo dalla pressione della difesa, quindi un uomo che vada ad aggredire, no? Avete capito, insomma. Ovviamente per far girare questa cosa a Ronaldo, Morata, Dybala ci vuole un grandissimo sacrificio in fase di non possesso palla. Non la possiamo chiedere a Ronaldo, assolutamente. A Dybala e Morata invece assolutamente sì. Dybala, lo sappiamo, sta iniziando a giocare molto lontano dall'area di rigore. E quindi, come Sarri un pochino l'anno scorso aveva iniziato a vederlo anche sull'esterno di destra, potrebbe risultare una buona collocazione tattica, perché libererebbe anche lo spazio, la corsia a Cuadrado che va a fare eventualmente la vera e propria ala. Dybala in questa posizione andrebbe a svariare molto, non sarebbe limitato qua, andrebbe a giocare in una posizione di semitrequartista, di mezza punta, di fantasista, liberando appunto questa corsia all'inserimento di Cuadrado ed eventualmente anche quello di Bentancur, che però sappiamo non avere proprio nelle sue corde questo tipo di giocata. Non è sicuramente un centrocampista di inserimento che ti fa 5, 6, 7 gol a stagione, senza considerare il fatto che Bentancur in questo momento non è neppure partito benissimo, diciamo così. Siamo ancora lontani dai Dybala e Bentancur della scorsa stagione, con la speranza che ci si possa arrivare a questa cosa. Però
dato che la Juve in questo momento non sta funzionando con il 3-4-1-2, con il 4-4-2, con tutte queste sovrapposizioni dalla difesa 3 alla difesa 4, mi viene naturale pensare che, dato che abbiamo delle difficoltà a concretizzare, a concludere, a fare tanti gol, e abbiamo delle difficoltà a mantenere i risultati, a mantenere eventualmente quell'1-0 che ci procuriamo con Lazio, con Benevento, abbiamo delle difficoltà evidenti in fase di costruzione, allora cerchiamo di sfruttare questa ampiezza cercando di allargare Ronaldo e Dybala, cercando eventualmente poi Dybala di stringerlo in alcune posizioni per far esaltare Cuadrado, dove Alessandro potrebbe fare la stessa cosa sulla fase di sinistra, perché Ronaldo è un altro che ama partire largo e accentrarsi. Tanti potrebbero dirmi, ma Ronaldo non lo può più fare quel ruolo. Sono d'accordo che non possa fare l'ala vecchio stampo, ma Cristiano ama partire da lì, c'è poco da fare, lui vuole fare questo e libera sempre la corsia per l'inserimento di Alessandro. Quindi in questo caso avremmo una Juventus molto offensiva, perché i terzini spingono, le ali si accentrano, eventualmente poi le mezziali potrebbero inserirsi. Dite voi, è molto offensiva? Sì, ma credo che la Juventus con un arsenale come questo, in cui in questo schieramento con Ronaldo, Morata e Dybala titolari dal primo minuto, abbiamo addirittura il lusso di tenere in panchina Chiesa, Kulusevski e ci aggiungo Bernardeschi, che in questo momento in grafica non c'è. Ragazzi, credo che alla fine siano gli altri a doversi preoccupare. Se questo equilibrio non l'abbiamo raggiunto con l'essere quadrati, con queste due linee da 4 a formare il 4-4-2, questo equilibrio potrebbe semplicemente nascere e generarsi alzando il baricentro, cercando di mettere pressione agli avversari e indurre loro a doversi difendere. Perché se hai sempre la palla a te e se hai sempre la ripartenza di Ronaldo, Morata e Dybala, che in un qualsiasi momento sono tre giocatori che possono inventarsi la soluzione e risolverti la partita, io capisco che ci siano anche delle fasi in cui poi dovrai difendere te, ma questo nasce con il cambio. La mentalità della Juve di quest'anno, 4-3-3 tutti avanti, quello che voleva Pirlo esattamente, deve essere questo, una squadra che nasce offensiva, che vuole mordere le caviglie agli avversari, che vuole generare il gioco, che accetta anche di giocare in contropiede, che rimane umile, considerando che con Benevento, con l'Hellas Verona, con il Crotone, hai lasciato tanti punti per strada e sono squadre che sulla carta sono assolutamente più scarse tecnicamente della Juventus stessa. Ma la Juventus in un qualsiasi momento con questi giocatori può veramente inventarsi quello che vuole. È un po' l'idea di Allegri, se vogliamo. Io ho una rosa di 25 giocatori, ne ho 11 che sono più forti degli altri, li metto titolari, al di là di tutta la tattica, al di là di tutta la retorica, i giocatori forti ti risolvono le partite. Dybala in questo momento è molto lontano da essere quel tipo di giocatore lì, come lo è Kulusevski, lo abbiamo visto, quando entra Kulusevski è un giocatore che fa fatica, ma iniziamo magari a inserire una formazione titolare, questa stessa formazione, questo stesso 4-3-3 con Kulusevski al posto di Dybala sarebbe fenomenale, con Chiesa al posto di Dybala sarebbe fenomenale, con McKennie al posto di Bentancur, se vogliamo, con Ramsey al posto di Bentancur, con Danilo al posto di Alessandro, con Demiral al posto di Bonucci. Però, come vi dicevo, sono dell'idea che in questo momento vada creata con semplicità una struttura di gioco che ti permetta di fare quello. Il 4-3-3 cosa fa? Ti fa attaccare con gli esterni, con i terzini, con le mezze ali, con la punta. È un modulo offensivo, è un modulo che nasce per chi vuole avere la necessità di attaccare. Lo sappiamo, è difficile garantire un equilibrio, ma se in primis, quando proviamo a darci equilibrio difendendoci con due linee da 4, non ci riusciamo a darlo, allora a questo punto mi scende anche l'idea del fatto che dobbiamo difenderci. E se dobbiamo difenderci e subiamo lo stesso, proviamo a cambiare, perché sono soluzioni queste che non avevamo mai preso in considerazione prima, perché ci limitavamo a quello che avevamo visto, e cioè che Pirlo voleva 3-4-1-2 o 4-4-2 in fase di non possesso, e di conseguenza schieravamo le formazioni sotto quel punto di vista. Ora, dopo 2 mesi, mi pare di capire che la squadra fatica ad utilizzare questo schieramento, fatica a seguire queste indicazioni, non è una squadra ordinata per tutta la partita. Se contiamo le partite fatte bene dalla Juve quest'anno, fino adesso sono poche, fatte veramente bene Cagliari e Sampdoria, mi sembra un pelo poco per tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Poi ci sono dei giocatori che sono indispensabili, sono determinanti, Ronaldo, Morata, Arthur, perché secondo me è l'unico giocatore che a centrocampo può permetterci di fare questo tipo di gioco, lo stesso Rabiot,
che in questo momento è il centrocampista titolare, secondo me. Quadrado, De Ligt, Szczęsny, ne abbiamo già individuati tanti. Ronaldo, Morata, Rabiot, Arthur, Quadrado, De Ligt, Szczęsny. E sono sette. E per me questi sono sette titolari. Aggiungo che bisogna individuare un titolare nei difensori centrali. Può essere Chiellini, può essere Bonucci, può essere Miral, non mi interessa. L'importante è che loro stessi, anche chiedendo a De Ligt con chi si trova meglio, vadano a individuare un difensore. Non credo che possa essere Chiellini per ragioni legate all'età e al fisico. Uno tra Bonucci ed Miral bisogna che salti fuori, e quindi sono otto. E mi viene da dire dall'altra parte, Alessandro e Danilo andranno a giocarsi il ruolo di titolare sulla corsia di sinistra. Tolgo Frabotta perché, per quanto sia un ottimo ragazzo, un prospetto che sicuramente si farà, ragazzi, è un giocatore che Frabotta è di livello di Serie C, doveva giocare per la Juventus Under 23, cioè c'è poco da fare. Frabotta è un giocatore di Serie C, catapultato all'interno della Serie A. Non possiamo chiedere a Frabotta chissà che cosa, possiamo chiedergli questo. Possiamo chiedergli di essere se stesso, di provarci nelle partite magari da turnover, ma devono essere poche le apparizioni di Frabotta. Lo stiamo vedendo tanto in questo momento perché non c'era Alessandro. Ora che è tornato Alessandro, limitiamoci a dire Alessandro o Danilo. Chi è il titolare a sinistra? Perché uno dei due giocherà e uno dei due no. E quindi a seconda di chi Pirlo vede meglio, a seconda di chi considera più in forma, ci siamo. Ci siamo, nel senso che Szczęsny, De Ligt, il centrale, Quadrado, il terzino sinistro, Ronaldo, Morata, Arthur Rabiot. A questo punto viene a dire il ballottaggio. Sono 9 uomini che devi considerare titolare. Ballottaggio è tra l'esterno di destra e un'altra mezzala, quella di destra, che sia Dybala, Kulusevski, Chiesa, Bernardeschi, che va a giocarmi titolare o comunque ci saranno delle rotazioni, che sia Bentancur, McKennie, Ramsey, Khedira, se vogliamo reintegrare Khedira. Ad ogni modo devono esserci 8-9 giocatori individuati, titolari individuati all'interno del 4-3-3, che quando giocano loro piuttosto che un altro vadano a fare esattamente quello che è richiesto al giocatore di quel modulo. Quindi credo che sia arrivato un momento in cui è da dire basta esperimenti. Lo stesso Pirlo ha detto ok, gli esperimenti sono conclusi. Purtroppo per necessità, per via degli infortuni di Demiral e Bonucci, non abbiamo potuto concluderli effettivamente. Il mio timore è che si ritorni a questa falsa difesa 3, che poi è palesemente una difesa 4. Sono d'accordo quando la gente mi dice da settembre che difendiamo a 4. Sì, è esattamente così. Ma poi attacchiamo con i 3. E molte volte questa scalata ci viene male e questo provoca ancora più confusione. E quindi arrivati a questo punto, dato che questo modulo credo che ormai sia bocciato, tra virgolette, nonostante sono dell'idea che Pirlo andrà a riproporlo quando avrà tutti gli uomini a disposizione, i miei consigli sono: individuiamo un modulo di riferimento che può essere il 4-3-3, perché ci garantisce 3 centrocampisti. Pirlo ha sempre detto abbiamo i centrocampisti adatti a giocare a 2. Posso anche essere d'accordo, ma sono anche dell'idea che il furbone di Pirlo in più di un'occasione è andato a inserire un terzo centrocampista camuffandolo. Ramsey come trequartista, McKennie come esterno. Sembrava avere 2 centrocampisti davanti alla difesa, ma c'era sempre il terzo che poi stringeva, poi si abbassava e andava a creare un po' di equilibrio contro centrocampisti. E se invece che fantasticare mettessimo semplicemente tutti nel ruolo, nel loro modulo, nel loro ruolo, perché anche l'altro giorno con il Benevento avessimo messo Dybala a destra, Chiesa a sinistra, Morata a centravanti, Ramsey, Rabiot e Arthur a centrocampo, Frabotta, Quadrado, Danilo, De Ligt, centrale di difesa, avevi il 4-3-3 senza doverti inventare Ramsey esterno che faceva il mezzo trequartista con Quadrado che un po' faceva il difensore centrale, un po' si alzava. Secondo me è difficile da parte dei giocatori mettersi in testa che in alcuni frangenti devono fare questo, in alcuni frangenti devono fare quell'altro. Poi magari ci potremo arrivare, ma in questo momento non abbiamo la fiducia in noi stessi. E la fiducia va ritrovata gestendo con semplicità quello che abbiamo. Dybala dovrà adeguarsi, se vuole giocare deve giocare lì. La cosa che mi viene da dire guardando questa cosa è che ci manca un vice Morata e che ci manca un vice Arthur. E qua dovremmo intervenire in chiave mercato. Oddio, davanti potremmo inventarci Ronaldo o Dybala come vice Morata, per l'amor di Dio, ma Ronaldo non lo vuol fare e Dybala arretra troppo. Quindi a questo punto mi viene da dire un centravanti di scorta, un giocatore che vada a fare la punta quando ce n'è bisogno, probabilmente potrebbe entrare, perché con questo schieramento poi ci manca, a meno che non lo voglia fare Kulusevski, ma non penso che sia quel tipo di giocatore. E ancora una volta mi viene da dire Arthur davanti alla difesa manca un vice, e non può essere Khedira. Può essere Bentancur in alcuni frangenti, ma non è nemmeno la sua peculiarità.
far girare la squadra, gestire il gioco. È più un giocatore di rottura, un incontrista. Comunque Rabiot e Bentancourt darebbero tantissima fisicità, tantissimi palloni recuperati al centrocampo. Un'altra cosa che non ho detto, ed è per quello che ho schierato così il centrocampo. E allora mi viene da dire, Locatelli torna utile. Locatelli torna molto utile, perché non solo potrebbe fare il vice Arthur, potrebbe fare anche la mezzala, quindi al posto eventualmente di Bentancourt stesso. Però andresti ad avere una squadra in questo modo. Lasciatemi modificare un secondo, lasciatemi inserire Dybala come vice Morata, anche se, come vi ho già detto, non credo che sia la soluzione migliore, però soltanto per darvi un'idea grafica di tutto tutto quanto, avresti un 22, un 11 titolare più 11 riserve, di tutto rispetto, con giocatori assolutamente non fuori ruolo, di spinta, di caratura, perché anche una formazione Buffon, Chiellini, Demiral, Danilo, Frabotta, Locatelli, Ramsey, McKenny, Bernardeschi, Dybala, Chiesa non è sicuramente ai livelli di quella titolare, ma con i giocatori che giocano con la testa, con la voglia, con la grinta, questo 11 titolare potrebbe fare dei punti in Serie A nelle partite in cui vuoi ruotare. E poi non sono assolutamente un fan delle rotazioni 11-11, mettiamoci le cose in chiaro, mettiamo le cose in chiaro, solo per farvi capire che comunque anche la formazione delle riserve mi sembra un'ottima formazione. Poi abbiamo pareggiato col Benevento nonostante Morata, Dybala davanti, quindi questa cosa cade tutta. Però credo che sia ora di dare una spinta forte, un segnale alla Juventus. Abbiamo provato a fare così, abbiamo gestito con magari meno giocatori offensivi, non ci siamo riusciti bene, ora cambia tutto, ora sono gli altri che devono preoccuparsi. Perché quando veramente inizia ad attaccare fortemente con questi giocatori, gli altri devono fare il segno della croce e vada come vada. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate.